Si torna in campo, quinta giornata del campionato di Serie D provinciale, Nuova Florida in campo quest'oggi contro la Littoriana. Futsal, la squadra pontina al suo primo anno l'apparizione nel campionato provinciale. E proprio in questi istanti arriva il fischio d'inizio che dà praticamente inizio alla contesa. Moncada che non riesce ad arrivare sul pallone, Capoccia gli soffia, poi il tiro da parte di Capoccia e la risposta di Bragaloni, la prima occasione con Moncada, chiama in causa ancora De Celis, una serie di finte, la possibilità per Di Mascio verso Capoccia, ma la va a recuperare Pagano, se ne va per vie centrali, prova la soluzione, troppo alta, poi Babbusci va verso, all'indietro per Moncada, adesso prova la soluzione per il centro con Valente, poi il tocco Biondolillo, Babbusci se ne va, poi chiama ancora Contardi che prova, attaccato da Contardi, Capoccia lotta, se ne va da solo, supera anche Antenos, la battuta verso la rete, Bragaloni con il piede, Colasanti a destra, anzi a sinistra, arriva anche De Celis, la palla in mezzo, notare qualche cosa che non sta andando, poi la possibilità, il gol del vantaggio di De Celis, due uomini in barriera per Grassia. Parte Moncada, poi in mezzo la possibilità per Colasanti che praticamente scodella leggermente in rete per il raddoppio. Il tiro ci prova proprio De Celis, la risposta da parte di Grassia, ancora lo scambio con Moncada, prova la possibilità, l'imbucata ci prova, la risposta di Grassia. Calcio d'angolo, ancora Merola, prova la soluzione, la risposta di Bragaloni, la respinta verso Merola, invece poi preferisce dare a Torri che prova la soluzione, smanaccia, protestato i giocatori della Littoriana, calcio di punizione, parte De Celis, il tiro non riesce a respingere Grassia e c'è il gol De Celis, parte adesso la rincorsa. È più un assist per Capoccia, Di Mascio, De Celis e si mangia un gol già fatto. Pazienza di qua. E ci prova la possibilità, poi c'è la complicità anche con il tocco ma sulla linea di Merola, il gol di Mignone. Dove però riceve Di Mascio, palla al centro, la recupera Balestrieri, finisce giù. De Celis, poi Mignone, sotto il 7, il gol di Mignone, Di Mascio, Mignone, a gestire questa offesa e poi il gol di Contardi sulla sua conclusione che finisce sotto le gambe di Grassia. Biondolillo all'indietro, gli soffia il pallone Merola, se ne va Merola, prova da solo e prova la soluzione verso Bragaloni, poi il pallone che arriva dalle parti di Capoccia, arriva anche Pagano defilato, la palla messa in mezzo, non c'è nessuno che può chiudere. Merola prova adesso, Milani, Merola adesso sul punto di battuta, prova la rincorsa, il tiro prima su Simolo e poi l'incrocio, De Vali gli dice di no, invece Guida che recupera il pallone per la Littoriana, Merola se ne va da solo, la conclusione rabbiosa. Colasanti recupera il pallone, se ne va, prova il preziosismo, Guida prova la soluzione, ribattuta, se ne va Colasanti da solo, contro Grassia, prova e smanaccia Grassia, ancora in scivolata, allontana, palla che arriva dalle parti di Merola, vuole provare ancora l'incursione solitaria. Troppo angolata, Di Mascio, scavetto per De Celis che apre per Di Mascio, se ne va ancora Grassia a dire di no alla conclusione, poi il gol di Babbusci in mezzo, tocca Mignone e arriva il gol
E arriva il triplice fischio di Lucia Silvestro dalla sezione di Roma 1 che sancisce la fine delle ostilità. Nuova Florida batte Littoriana Futsal 8-0 per la quinta giornata del campionato di Serie D.